Buonasera e benvenuti Facebooktiani. Non so se si dice così. Non si dice sicuramente così, ma è lo stesso. Buonasera anche a voi di Instagram. Aspettate che mi procuro da bere, perché senza bere non si va da nessuna parte. Allora, benvenuti al corso. Al video di questa sera. Ho poco tempo perché su Instagram posso stare in diretta, cioè posso salvare i video solo se sono minori di 10 minuti, e questo per me è un problema perché la media è 12-15, quindi cercherò di essere breve. E poi perché alle 7 e mezza devo aprire la porta, quindi insomma sarò breve. Come si gestisce lo stress? Allora, andrò velocemente al sodo, perché qualsiasi cosa tu voglia realizzare, se non impari a gestire lo stress, resterà il tuo peggiore nemico. Cioè, tu eviterai lo stress. Evitando lo stress sceglierai sempre la strada più comoda. Scegliendo la strada più comoda, i tuoi obiettivi diventeranno tutti una grandissima illusione. Quindi, come si gestisce lo stress? Allora, è chiaro che se l'ansia e la preoccupazione diventano molto, molto alti, eccessivi, allora è probabile che tu ti dovrai rivolgere a un professionista. Ma se non sono così, tu devi innanzitutto riconoscere che tu hai un problema, non un problema, hai una reazione eccessiva allo stress. Cosa vuol dire? Che continui a rimuginare sul problema, sulla preoccupazione, su quello che ti rende agitato, su quello che ti rende stressato, che ti genera tensione, e non pensi alla soluzione, ok? Questo modo di pensare ti prosciuga di energie, ok? E allo stesso tempo non ti fa trovare la soluzione, la via costruttiva per risolvere il problema e arrivare all'opportunità, o comunque a essere a un passo successivo, va bene? Quindi come faccio io a gestire questo stress, questa tensione? La prima cosa che devi fare è riuscire a riconoscere. Ciao Domenica, ci vediamo fra poco. Riuscire a riconoscere lo stato d'animo che stai provando prima di entrare nel loop, perché il loop qual è? Io ho l'immagine di un pensiero catastrofico di ciò che non voglio che accada, ok? Di ciò che ho paura che accada. Questa immagine mi fa venire una preoccupazione. Questa preoccupazione fa partire un'altra immagine di un altro pensiero catastrofico. Questo fa partire un'altra preoccupazione. E così io resto nel mio loop dello stress, dell'ansia, della tensione. Quindi capisci bene che ti sfinisci e non trovi la soluzione. Allora, molto bene, siamo tutti carichi. Grande Domenica. Allora, quindi tu cosa devi fare? Hai due chance. Primo, sei una persona abbastanza consapevole e riconosci il fatto che tu stai riciclando un pensiero negativo sull'altro, quindi stai investendo un sacco di energie ma non stai trovando la soluzione costruttiva, quindi interrompi questo loop mettendo in discussione ciò che ti mette preoccupazione. Quindi è proprio sicuro che accadrà questa situazione? È solo questo, è l'unico punto di vista che ho? È utile per me, la mia famiglia, la mia squadra, il mio business, la mia azienda continuare a rimuginare all'infinito su questa preoccupazione? Quando io metto in discussione, cioè guardo da un'altra angolazione la preoccupazione, quindi prima la riconosco, questo abbassa il livello emotivo, poi metto in discussione, abbasso ulteriormente il livello emotivo della preoccupazione, e se ancora non l'ho fatta cadere, devo applicare tecniche di rilassamento muscolare, attività fisica, passeggiata in mezzo alla natura, socializzare, qualsiasi altra cosa. Socializzare, sempre non pensando, non rimuginando ciò che ti fa arrabbiare, questo ti porta a raffreddarti emotivamente e quindi a trovare una soluzione. Perché se tu ti raffreddi emotivamente, allora hai la lucidità per affrontare ciò che ti fa, che ti crea preoccupazione. Esatto Domenica, se io non sono abbastanza consapevole da capire che sto rimuginando solo sui pensieri negativi, ok, e che questo non mi porterà a trovare una soluzione costruttiva, allora che cosa devo fare? Devo andare a riconoscere, quindi devo crearmi dei meccanismi di allarme io, perché sono una persona proattiva, e andare a riconoscere le reazioni fisiologiche. Che cosa voglio dire? Quando sei preoccupato, quando sei agitato, hai la stessa frequenza di battito cardiaco di quando sei in una situazione di normalità?
Hai lo stesso tipo di sudorazione, la respirazione, se magari fai fatica a parlare, esatto. Quindi devi andare a riconoscere tutte le reazioni fisiologiche, fisiche. Quindi tu riconosci le reazioni fisiche, capisci che stai rimuginando, metti in discussione i pensieri, apri tecniche di rilassamento, aspetti 20 minuti, 30 minuti, 40 minuti, a seconda è soggettivo. E quindi a seconda di quando ti abbassa il livello di emotività, quando ti raffreddi, quando sei freddo a livello emotivo, riprendi in mano il problema, però con lucidità, con maggiore lucidità, e questo ti porterà a trovare nuove soluzioni e a vedere la questione da più punti di vista diversi. Perché noi abbiamo un grande problema, quello che tendiamo sempre a fare di tutto un erbo un fascio. E che pensiamo che la nostra esperienza non sia una nostra esperienza personale, ma diventi una verità assoluta. Questo tutto a livello inconsapevole, ok? Ti faccio un esempio banale. Se io da piccolino, la mia prima relazione, quando ero adolescente, la mia prima relazione sentimentale è stata traumatica, da lì in avanti come affronterò le relazioni sentimentali? Se io mi sono lanciato in un business e ci ho perso dei soldi, mi sono indebitato, e perché magari andavo per prove e tentativi, e quindi ho effettuato un tentativo sporadico, io in automatico non ragiono che ho sbagliato, mi sono fatto male perché ho iniziato in modo sporadico qualcosa che è complesso, ok? Ma inizierò a giustificare che io non sono il tipo di persona che è adatta a fare business, inizierò a giustificare che c'è crisi e quindi io non riesco a fare business, insomma. Mi troverò delle scuse che mi impediscono di affrontare nel migliore dei modi quell'opportunità, che sia il business, che siano le relazioni sentimentali, il modo di ragionare della nostra mente è lo stesso, è il medesimo. Quindi, se tu vuoi evitare di diventare il tuo peggior nemico, e probabilmente lo sei già, perché se non stai raggiungendo obiettivi rilevanti per te, sei il tuo peggior nemico. Perché come mai ci sono persone che la situazione veramente più tragiche della tua riescono a ottenere risultati veramente importanti, ci sono persone che hanno problemi ordinari e non riescono a raggiungere obiettivi ordinari. Quello è quello che vedremo stasera in 3 ore di corso, quindi sicuramente non te lo spiego adesso. Allora, metti in discussione, riconosci che sei in uno stato di stress, ansia e agitazione. Primo, senza questo non vai da nessuna parte. Secondo, metti in discussione i pensieri che ti portano a rimuginare. Terzo, per raffreddarti emotivamente, quindi per riprendere la tua lucidità, perché quando sei stressato l'emozione, la sfera emotiva va a opprimere quella razionale. Quindi quando tu prendi decisioni dal punto di vista solo emotivo, magari perché hai paura di qualcosa, perché sei in ansia, allora queste non saranno mai decisioni lungimiranti, ma piuttosto nel breve termine. Quindi se vuoi raggiungere obiettivi importanti, questo è un passaggio fondamentale. Riconosci le emozioni che stai rimuginando solo sul negativo, sul problema. Metti in discussione i pensieri che ti portano a rimuginare, guardi da altre angolazioni. Secondo. Terzo, applichi tecniche di rilassamento, distrazioni, socializzazione, attività fisica, passeggiata in mezzo alla natura, quello che ti pare. Ma non prendere decisioni sull'ansia, sullo stress, sull'emotività. Aspetti 20 minuti, 30, 40. Quando sei più lucido e ti sei raffreddato fisiologicamente, allora prendi in mano la questione e sarai più lucido per prendere decisioni non sull'onda emotiva, ma sulla tua lungimiranza. E quindi c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno. A te la palla. Per stasera è tutto. Io spero di esserti stato utile. Continua a seguirci. Clicca sul link per venire al corso di formazione sul business, perché è un'occasione unica. Prenderai veramente tutto ciò che ti serve per gestire meglio la tua situazione finanziaria. Quindi se sei insoddisfatto o insoddisfatta, 6 ore di corso e avrai molte informazioni. Poi da lì in avanti ce ne saranno altri, però se non capisci come gestire il denaro e come ottenere di più da quel punto di vista lì, a livello mentale, capisci bene che tutto il resto non ha senso. Continua a seguirci e ci vediamo o in aula o nei video. Ciao!